Enrico Letta scende dall'autobus 20 minuti dopo le 10 in un'atmosfera surreale, chiuse tutte le strade d'accesso ai palazzi della regione e carica di tensione, visto l'evento internazionale. L'unico che appare tranquillo è proprio il Presidente del Consiglio, che nel salutare la delegazione marchigiana ed i ministri italiani e serbi non si fa intimorire dalla solennità del protocollo. Il sunto del terzo vertice intergovernativo tra Italia e Serbia che si celebra ad Ancona diventa di fatto un'investitura nello sguardo ad est che il capoluogo punta a ritagliarsi da tempo. Tutta la bellezza di Ancona, tutta la bellezza straordinaria delle Marche. La scelta di Ancona, la scelta delle Marche è una scelta di rendere questa città ancora di più capitale adriatica dell'Italia, con una grande proiezione internazionale verso i Balcani. Il lavoro che la Regione Marche ha già fatto, sta già facendo, il fatto che il Presidente della Regione sia il capofila tra i Presidenti delle Regioni italiane per tutto ciò che è la proiezione commerciale internazionale del nostro Paese. Nella delegazione del governo italiano il Vice Premier Angelino Alfano ed i ministri Anna Maria Cancellieri, Mario Mauro, Emma Bonino, Maria Chiara Carrozza, assenti Flavio Zanonato e Maurizio Lupi, previsti in un primo momento. Quattro gli accordi firmati: lotta al narcotraffico, lotta alla criminalità organizzata, cooperazione e trasporti. L'Italia è un grande amico del popolo serbo, ha spiegato il premier di Belgrado, Ivica Dačić, il primo partner commerciale del nostro paese. In Serbia lavorano circa 600 compagnie italiane, soprattutto nel settore auto e tessile, che impiegano oltre 20.000 persone per un fatturato di più di 2 miliardi di euro. Vogliamo essere, ha concluso, il 29esimo paese dell'Unione Europea. Sono molto contento che anche in Serbia questa dimensione legata a una terra come la Regione Marche sia stata individuata e vista. Così le parole di Spacca prima della conferenza stampa diventano l'anticipo di un successo diplomatico costruito nel tempo. Un riconoscimento al ruolo che questa città e la Regione Marche hanno avuto nella costruzione di una strategia adriatica, anzi di una strategia macro-regionale che l'Europa oggi ci riconosce, con riferimento all'Adriatico e allo Ionio, che sarà una prospettiva che rafforzerà anche la coesione dell'Europa nel suo fianco sud-est, quello più debole, quello più critico.